tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Luigi e Sodo. Finalmente ci siamo riusciti, dopo tanto tempo siamo riusciti a non dire Luigi e Sodo. Però io sono comunque Sodo. Sì, infatti, tu sei sempre l'amore mio. E c'è anche Luigi. E c'è anche se off camera, la suocera. Buonasera. Buonasera a tutti quindi che ragazzi. Per chi non la conoscesse è... Come ti chiami? Fio58. La conosci bene, non so come ti chiami. Ehi, su YouTube ho una nocciolina al posto del cervello, che vuoi? No. Allora, abbiamo deciso di fare questa collaborazione con Mamma Sodo. Ah. E Mamma Sodo non è male. Mamma Sodo è bello. Perché abbiamo trovato questi meravigliosi gelati alla Lidl, che dovrebbero essere, a me sembra una specie di mochi. Sì, quando li abbiamo visti abbiamo detto, dei mochi! E in realtà no, e si chiamano Daghi coconut. C'erano pure cookie, chocolate chips e fragola. E sono vegani, quindi tuberotto, 2 like per questo video. Anna. Grazie. Minimo due like per questo video da parte tua. Minimo. Abbiamo deciso di prendere quelli al cocco perché... Dato che poi comunque la suocera è vegetariana, abbiamo detto deve partecipare per forza. Esatto. L'abbiamo obbligata, costretta a partecipare. Il fatto che però si chiami Daghi... Daghi che cosa In teoria dire? Cookie Dust tipo non è la... l'impasto dei biscotti, no? E io ho pensato che fosse qualcosa tipo quelli che dico ogni tanto, i Ben & Jerry's che hanno l'impasto del biscotto dentro. C'è scritto infatti covered in cookie dough. Appunto, è la pastella dei biscotti prima che venga cotta. Ma a me sembrano dei mochi, non lo so. Allora, partiamo dal packaging. Come valutiamo questo packaging? Sinceramente lo trovo molto anonimo. Che ne pensi, mamma? Ti invoglierebbe ad acquistarlo questo... Forse. Ma io lo vedo triste. Tu? No, allora, no. C'è da dire, quello alla fragola era rosa, era più bellino. Lei non li ha visti perché è rimasta in macchina. Io l'avrei fatto verde chiaro, tipo questo qui, e magari ci avrei messo qualche palma tipo di... qualche albero di cocco... Qualcosa di un po' più colorato. Un po' più, sì, anche giovanile magari. Sì, io lo vedo triste, poi vabbè. Ma però è pulito. Calcolate che il blu è rilassante, ci può stare. Ci può stare. Sì. Forse l'hanno fatto anche per far risaltare bene il bel logo del vegan. Sì. Forse giallo. Poi devo dire un'altra cosa che già sto vedendo che non mi piace. Allora, mi fate il prodotto vegan. In teoria i vegani... dovrebbero essere una di quelle popolazioni, diciamo, dovrebbero essere una di quelle persone più sensibili, più sensibili all'ambiente. Mettete la plastica. Ma sono piccoli! Invece di mangiarne... sembrano delle polpette di... Sembrano mochi. Sì, dei mochi oppure delle polpette tipo arancine, tipo tonde. Non fritte. Ho detto arancine, così non rompete le palle. No, arancini o arancina, dipendenza di chi becchi è sbagliato. Di solito rompono le scatole quelle quando dici arancino ti dicono arancina. Come li chiamate? Si sentono rumori strani sotto. Come li chiamate voi? E voi siete più team arancine o arancini? Fatecelo sapere nei commenti. Allora. Non è il vento, è qualche rompiballe. Allora, diamolo prima a Mamma Sodo. Posso dire che sembrano appunto delle crocchette da friggere? Te l'ho detto! Sì. Qualcosa che deve ancora essere fritto. Allora, mi sembra dura come una palla di pietra, che se la lanci contro una finestra... Sono duri questi biscotti, gelatini. Questo se lo vai a buttare addosso qualcuno ti denuncia, come minimo, lo porti all'ospedale. Però odora un sacco di cocco. Allora, odore. Sì. Insomma, non lo ma so dove lo senti questo odore. Che fa i TikTok, si sente. Quel ragazzo che fa i TikTok che ha il... non riesce a dentarlo, mia mamma.
che annusa i gioielli che gli danno e valuta attraverso l'olfatto se è oro o è metallo e decide se acquistarli per fonderli in base all'olfatto. Come si fa a valutare se un metallo dall'olfatto? Assurdo, un superpotere. Vabbè, comunque. Vabbè, può darsi che se è oro sicuramente odorerà di qualche profumo costoso, di qualcuno che indossa qualche profumo costoso, se è di metallo odorerà di povertà, di... Ah, di giusto, miseria. È vero. Vabbè ragazzi, assaggiamo ste palle qua, va. No, non sono duri. Ah, denti. Il cocco si sente bene, eh. Sembrano dei mochi secondo me, ma non che dei mochi. Così sono all'interno. Si sente che è impasto del biscotto quello esterno. E sanno tanto 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 di cocco. E anche di latte, eh. Si sente molto il latte secondo me. Non può essere latte, sono vegani. Non lo so, sento qualcosa di lattoso però, tu no? Vi devo dire uno dei dessert più sfiziosi che abbia provato negli ultimi tempi, seriamente. A me qui sta piacendo molto. Mm-hmm. Il cocco soprattutto. Mm-hmm. Allora fa un po' male i denti perché è ghiacciato, no? Il biscotto è un po' floscio. Ma non è biscotto, è pasta del biscotto, prima che venga cotta. Vabbè, la consistenza, raga, se avete assaggiato i mochi, hanno la consistenza del mochi. Secondo me hanno la consistenza del mochi. No, perché... Mochi. Il mochi è gommoso. E questo ha un po' di... Beh, la parte del biscotto non è croccante, oddio, no. È molto pastosa. Ci sta. Beh, io direi di finirli, scusami. Ovvio che vuoi lasciare. Prego. Allora, io posso già dare il voto. Non ho bisogno del secondo assaggio. Però aspetterò. No, io ho bisogno del secondo assaggio. Che bugiardo. Allora, secondo me lasciati fuori. È vero che li abbiamo trasportati. Sono stati 10 minuti in viaggio. Lidl e casa. Però forse lasciati ancora 2-3 minuti fuori al morso sarebbe stato... No? Troppo. Troppo? 1/2. Ma che cavolo di problemi hanno? Italiano, gelato... Tra parentesi, gelato commestibile. Come dovrebbe essere il gelato, scusate? Il gelato per quelli a cui ti stanno sulle balle, tipo no, col veleno, con qualcosa. Gelato commestibile vegano al cocco a base di cocco e riso. Ricoperto con 54% di copertura all'avena senza glutine. Oh, quindi vuol dire che pure senza glutine? Ingredienti, 46% di gelato commestibile, vegano al cocco. Forse loro, secondo me, sono discriminatori verso i vegani e vogliono specificare del fatto che il cibo vegano è commestibile. Poi c'è vegano al cocco, 30% di bevanda vegetale a base di cocco e riso. Poi acqua 3,9%, crema di cocco 1,5%, di riso, sali di calcio, vabbè, gomma, cera, semi di carrube, sale, marino, lì, vabbè, tanta roba. Guarda che qualcuno ha rinunciato alla sua. Secondo me non è stato apprezzato appieno. Allora. Allora, voto. Voto. Il gel dentro è buono. A me è piaciuto tutto perché è gelato al cocco. Ripeto, a me ricorda il mochi. Ma non è un... Non a me è ricorda... Vabbè. Posso avere la mia opinione? No! Posso? Sì. A me sembra mochi al cocco. Mi ricorda il mochi al cocco. Va bene. E mi è piaciuto tantissimo. Non voglio essere imparziale,
non voglio essere esagerato, ma io gli do un bel 10. Un gelato che lo mangerei volentieri di nuovo. Anch'io. E dobbiamo correre a prendere gli altri due gusti prima che finiscano. Io voglio provare pure quelli lì. Volete un video? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Così vi diremo quale dei tre tipi vale più la pena. Invece mamma Soto cosa dice? Sentiamo. Allora, adesso che a me piace il cocco, frutto, sì, dolce di cocco, e non amo particolarmente le cose al gusto di cocco, però mi è piaciuto molto molto. Quindi raga, dovete andare a comprarlo. Da 1 a 10? 10. Dovete andare a comprarlo, ragazzi. E in più è vegano, quindi mangiate qualcosa di sfizioso, ma cercate di fare un po' meno male all'ambiente. Vabbè, mangiatelo perché è buono, appunto. Oh, senti, sto cercando di essere... di fare un po' di attivismo. Vabbè sì, forza, viva vegan! Anche se, tipo, sul canale ci sono i mukbang... mega mangiata di polenta, sì, con la salsiccia, settimana sushi, scorsa è uscito un paninazzo con un hamburger enorme. Però quando si riesce a rinunciare ai prodotti animali e ai derivati, chapeau ragazzi. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, condividete, commentate, fate tante quello cose che volete. Però un attimino, per favore, un attimino, signora mamma, fateci sapere nei commenti se volete l'assaggio degli altri, perché se no noi li prendiamo e li mangiamo lo stesso, ma ci ricordiamo per i fatti nostri e non facciamo un altro video. Fateci sapere se volete altri video per provare gli altri. Quindi altri per favore, video per provare gli altri. Altri video, un video per quello alla fragola, un video per quello magari ce n'è, perché questo al cocco sopra c'è la fragola e coso al cioccolato. Anche se ci sono altri questo gelati, qua, raga. Questo qua stava sotto, nascosto. E io proprio per caso l'ho visto, quindi magari ci sono altri gusti e non lo sappiamo. Anche perché, sì, 3 è il numero perfetto, però... Magari... Anche se ci sono altri gelati, noi non disdegniamo di queste cose qua. No, assolutamente. Va bene ragazzi belli, mi raccomando, un bacione grande e ci vediamo nel prossimo video. Siete arrivati fino a qua e siete degli ovettini carini e amorevoli, commentate con... hashtag la pallina al cocco. No, hashtag gelato commestibile. Ah sì, hashtag gelato commestibile. No raga, comunque ve lo faremo vedere. È veramente così, non me lo sto... Guarda, leggi. Sì, sì, cioè non... Ci credo. Non me lo sto inventando. Un bacione. Saluta mamma Sodo. Ciao.